Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Se è la prima volta che vedi un mio video, sei la benvenuta o il benvenuto sul mio canale. Perciò iscriviti se non l'hai ancora fatto e attiva le notifiche per non perdere nessuno dei miei prossimi video. È il terzo video consecutivo sulle piante. Tranquilli, non ho abbandonato le nostre altre attività. Ho tanti tutorial di vario genere e segreti di bellezza, tutti da scoprire. Ma oggi sento l'esigenza di parlarvi delle alocasie, in particolare dell'alocasia polli. Ho questo esemplare che si sta riprendendo da un passato un po' sofferente. Questo tipo di alocasia mi piace tantissimo, sembra proprio una pianta della giungla con questo verde così intenso. È tra le mie piante preferite e ce la sto mettendo tutta per riuscire a recuperarla. È una pianta semplicissima da coltivare in realtà, ma non perdona alcuni seppur piccoli errori. Per fortuna reagisce molto bene ad eventuali tentativi di recupero. Quindi andiamo a vedere le sue esigenze, i miei errori e come rimediare nel caso stia capitando anche a voi. Le alocasie sono conosciute come orecchie d'elefante, sia per la loro caratteristica forma, ma anche perché se agitate dal vento, il loro movimento ricorda quelle delle orecchie di un elefante. Il primo campanello d'allarme che mi ha fatto capire che la mia alocasia non stesse bene è stato la sua crescita stentata. Sapevo che l'alocasia è una pianta a crescita rapida, che può raggiungere anche grandi dimensioni o formare fitti cespugli. Nel suo periodo di crescita, che va dalla primavera alla fine dell'estate, è capace addirittura di formare una nuova foglia a settimana e ogni foglia potrebbe anche raddoppiare la dimensione della precedente. Per questa ragione ha bisogno di un aiuto importante in termini di concimazione, fattore che ignoravo quasi completamente. Poiché quando si hanno tante piante molto spesso si tende a generalizzare le cure. Appartenendo infatti alla famiglia delle aracee, ho sempre somministrato a questa pianta del concime come faccio ad esempio sui miei filodendri o per la monstera, ma ho capito di aver sbagliato. Anche lei annuisce. Infatti l'alocasia ha bisogno di concimazioni costanti, almeno ogni 15 giorni durante il periodo vegetativo e una volta ogni 30 giorni nel periodo di riposo, con un concime ricco di potassio, fondamentale per lo sviluppo delle loro radici rizomatose. La mancanza di concimazioni ha creato uno squilibrio di elementi facilmente riconoscibile. Anche le foglie più giovani ingiallivano, delineando innanzitutto una carenza di ferro. Quindi prima di riprendere le concimazioni vere e proprie, ho risolto il problema utilizzando un rinverdente a base di solfato di ferro, prediligendo questa marca non solo perché naturale e concessa in agricoltura biologica, ma anche e soprattutto perché è un'azienda italiana. Vi lascio il link da dove potete acquistarlo giù nelle info. Il solfato di ferro, oltre a colmare la carenza, ha anche corretto l'acidità del terreno, che spesso viene alterato dal calcare presente nell'acqua. In questo modo ho evitato il rinvaso, che è sempre qualcosa di traumatico per le piante, posticipandolo a quando la pianta starà meglio. Magari nella prossima primavera. Ad ogni modo l'alocasia, nonostante le sue dimensioni, non ha bisogno di vasi molto grandi, anzi preferisce avere le radici un po' costrette in un vaso piccolo ed essere rinvasata ogni 2-3 anni in un vaso di poco più grande del precedente. Con un terriccio ben drenante, senza tante pretese, un buon terriccio universale con l'aggiunta di sabbia e perlite andrà benissimo. È importante sistemare sul fondo del vaso dei pezzi di coccio per favorire la fuoriuscita dell'acqua ed evitare eventuali marciumi. A tal proposito parliamo proprio di irrigazione, che deve essere abbondante ma mai eccessiva.
Per questa pianta vale la regola meglio in difetto che in eccesso, essendo molto sensibile agli eccessi idrici. Un altro segnale che ci avvisa del suo malessere è l'arrivo dei parassiti. La carenza degli elementi nutritivi, infatti, rende la pianta fragile e più soggetta ad attacchi parassitari, in particolare della cocciniglia bruna, vero nemico di questa pianta. Vi consiglio di controllare periodicamente lo stato di salute delle foglie, controllando soprattutto la pagina inferiore, perché è qui che si annida la cocciniglia. Cercate macchioline marroni in rilievo, oppure una sorta di melassa. Se l'infestazione è già in uno stato avanzato, si può notare anche qualche leggero scolorimento qua e là, sintomo che si deve subito intervenire. Per rimuovere la cocciniglia utilizzo un metodo infallibile, il buon vecchio alcol denaturato. Prendiamo un batuffolo di cotone e riempiamolo di alcol. Basterà poi passarlo sia sopra che sotto la foglia per eliminare immediatamente i parassiti, anche quelli sfuggiti alla vista. Come ultimo suggerimento vi ricordo di non esporre mai questa pianta ai raggi solari, perché anche se sembra una pianta molto robusta, non sopporta, anzi teme davvero molto, le scottature del sole. Bene, siamo arrivati alla fine del video. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, non dimenticate di supportarmi lasciandomi un piccolo like. Mi raccomando, fatemi sapere se anche voi avete commesso qualche piccolo errore con le vostre alocasia e se avete qualche suggerimento da darmi, perché spero davvero di non commettere più errori con questa fantastica pianta proveniente dal sud-est asiatico. Alla prossima! Ciao!